delle linee sul territorio, perché la valutazione di tale criticità deve essere fatta complessiva, cioè tenendo conto diciamo di tutte quante e non viste singolarmente caso per caso. Quindi con il contributo insomma, di tutti oggi in commissione cerchiamo di diciamo, stendere il documento il più completo possibile. Quindi si procede a verifica e all'elencazione delle linee di trasporto pubblico e su segnalazioni e criticità che sono arrivate qui in municipio una parte, un elenco andrà inviato al Dipartimento Mobilità affinché venga preso in considerazione come parte integrante del piano PCP e poi un secondo elenco che deve uscire sempre dalla commissione fa riferimento diciamo, alle questioni di più immediata urgenza, quale le parine dell'auto, le pensiline e quindi la mancanza d'adeguata informazione o segnalazione. Questo secondo elenco verrà inviato al Dipartimento Mobilità e Progetti, a Roma Servizi per la Mobilità e SO, Progetti e Opere della Mobilità. Io ho già controllato la posta, adesso la ricontrolliamo insieme, quindi già con le segnalazioni pervenute in commissione e inizierai elencando queste situazioni. L'ultima cosa nella parte del processo d'apertura, per alcune situazioni nello specifico, ad esempio il 913, è arrivata una segnalazione sul 913 dove ci dicevano che il capolinea era stato spostato da quello originario ad uno successivo a seguito di una cantierizzazione che è durata diversi anni e non era stato ripristinato creando diciamo, dei danni all'utenza di quell'area e quindi situazioni di questo tipo, anche quelle che elencheremo, le affrontiamo invece nell'immediato, cioè dando comunicazione per mezzo del Presidente della Commissione, quindi scrivendo io direttamente di chiarimenti e verifiche, ripristino eventualmente delle situazioni. Se mi aiuti, perché abbiamo ricontrollato la posta assieme al consigliere Ciappaglia, rispetto alle situazioni nello specifico. Diamo per scontato che quello che avete fatto in ecco l'altra volta, su quello eravamo già tutti d'accordo, mi pare, no? Sì, no, si sono però, altre. No, dico quella parte lì, mi pare che non c'è stata un'osservazione. Assolutamente. Sempre tenuto conto che ci saranno i soldi, però mi pare che quello lo possiamo dare per archiviato. Se vediamo da anche seguito, le situazioni sono pervenute, dare comunque una risposta. Tutte quelle storiche, diciamo. Comunque questa sia a chi ha fatto pervenire, diciamo, questa documentazione, mi pare. No, diciamo, ho detto, se davamo per scontato su cui era d'accordo avevamo trovato, cioè, che eravamo tutti pressoché unanimi su 203, così vediamo quelle nuove, cioè abbiamo più tempo per guardare qualcuno che sembra. Sì, no, ma facciamo l'elenco adesso in commissione. Io per scontato. Affinché sia completo, ma voglio dire, per una questione per cui tutti i commissari possono vedere effettivamente l'elenco. Avevo no? Io tra l'altro abbiamo il pallone della commissione così vediamo anche la posta se è giunto qualcosa, perché tra l'altro io non trovo alcuni documenti in posta, nel senso mi sono state fatte segnalazioni ma avrebbero inviato delle cose diciamo in commissione, per la commissione, però io non trovo questi documenti dal cartaceo della posta, ve lo dico, prendiamo in atto. Ok. Sì, ho capito, però se io arrivo e controllo la posta, dovrebbe stare in fandonia posta. Anche perché sono di papà. Una bella, magari per sbaglio la cancelli, che faccio? Neanche con il protocollo. Va bene, dai. Dicevo, partirei intanto da Presidente, mi scusi, posso riprendere la seduta? Allora, se alla di questa seduta,
che avevo mis mani presenti. Il solito problema legato a mentre ti chiedere a Annalisa. Non la riprendo. Scusate. Forse sì. Ah, sapevo che sistemavo. Ce l'hai a sé, vabbè. Allora io partirei dalle, prima di arrivare alle linee, partirei dalle segnalazioni sulle, sulla mancanza di palline di stand di fermata. Alcune sono problemi cronici che avevamo già parlato, altre se ne sono aggiunte. Per il momento sono pervenute diciamo, segnalazioni tutte dalla parte di Trionfale, Montemario, Pinera Sacchetti. Se avete altre indicazioni anche da altre zone, quindi la mancanza di segnalazioni e informazioni di fermata, magari le aggiungiamo o ci prendiamo magari un momento in più per recepirle. E stiamo nei pensiline o no, vabbè, entrambi, però parliamo proprio da no, le bambole e palline, parliamo sì, di io l'avevo parlato in commissione, l'avevo dato sia ai Gizzi a mano che al presidente della commissione, perché ultimamente c'erano sul piano pensiline tutte c'erano 30 nostre, non vorrei che ripetiamo quando diciamo che ci stanno già lavorando, perché praticamente no, lo vediamo la mattina che erano nostri qui che dovevano venire, no, qualcuno l'ho vista, c'è 4.000 paline per Roma, quello quella ci stanno certi che ancora non le vediamo, però uno magari ci dimentica, invece già sono ci diranno che avevano fatto osservazioni che bisognava prima fare la piazzola e tutto su 7-8, invece poi c'era una parte che erano date per insomma sì, stavano però definite e avevano inserite nell'appalto. Effettivamente ci sono un tipo abbastanza diffuse che non occupano spazio, quindi solo infatti sì, alla luce dei qui si possono mettere tranquillamente secondo lo spazio ci mettono il tipo di modulo insomma, vabbè. Perché sono quelli per lo spazio e quello di meno. Allora le fermate con assoluta assenza di indicazioni sono acquedotto del Peschiera. Lì ci sono 6 linee e sono 10 anni che non serve benzina. Ragazzi, Peschiera se arriva là perché l'abolisce. Non è che il problema ecco, non qual è affrontato. Ma quel Peschiera diciamo sia abusiva, è provvisoria perché lì non esistono percorsi della strada, le condizioni per fare la fermata. Infatti, onde evitare che lì ci sia troppo affollamento, poi se ci si è messa quell'altra, è stata inserita con un po' di tempo, quella prima della stanza, che già aiuta perché un po' di gente sale lì, un po' di va e non blocca troppo il traffico. Però per il codice della strada, quella fermata non dovrebbe esserci. Però qui la dovremmo trattare a parte perché è così. Sì, trattiamola perché cioè, no. Veramente è diventata che sia, una realtà e fuori discussione. È dal 2005 che sta così, che si era detto che era provvisoria, c'è una palina senza indicazione, ci passano 6 linee e se si conosce sa che tutti altri ci dice, se non me lo ripetete se me la tolgo. Nel senso, se mi chiedete da quella provvisoria ci può stare, che provvisoria esce da quella della strada. Ma con se ci chiedete ufficialmente di istituirla, vi diciamo che lì non si può istituire per codice della strada, mancano i requisiti. Ed è difficile pure trovarli, cioè dovresti togliere il benzinaio. Se non togli il benzinaio prima, esistono le condizioni che fa appoggiare l'autobus e fa la fermata. E se ci sono un distributore prima. Vicino alla la quella sul che sta sulla destra, c'è quella è una fermata, quella è una fermata che di fatto blocca tutta la Trionfale tutte le mattine. La gran parte del traffico della via Trionfale è dovuto alla cattiva gestione di questa fermata. Ora prendo che non è il problema, non so se si può inserire in questo documento anche che a parte che è difficile per l'autobus effettivamente entrare perché c'è il benzinaio prima eccetera, in ogni caso tutti gli autobus, quindi tutte le linee che passano per la Trionfale non fanno
non l'ingresso nella fermata, che tra l'altro è stata realizzata a suo tempo apposta, è stato spostato il fioraio, e praticamente sostano sulla carreggiata. Quello è una cosa assurda, che se voi l'avete mai monitorata, subito dopo la fermata dell'autobus, sia sulla Giovanni XXIII, non c'è più nessuno fino all'Olimpica, per la Balduina non c'è più nessuno fino a Balduina, se si gira a Pineta Sacchetti non c'è traffico, praticamente lì è un imbuto, già c'è una strettoia, quindi mi sarebbe stato opportuno a suo tempo eliminare il benziario, effettivamente se si doveva comunque, perché per le esigenze dei cittadini la fermata comunque fosse allocata in quel punto, però quello è a parte le problematiche che stiamo vedendo per le linee, è un problema che quotidianamente ferma il traffico. Noi tutti i cittadini di Montemario, ad Altare, eccetera, devono accedere a Bandina o all'Oberto Gemelli o al Giovanni XXIII, veramente sono fermi dall'altezza del fermi, se non prima, fino al busto. Era una cosa che è anche difficile dire spostiamo la fermata in un altro punto, perché è una fermata molto frequentata, tra l'altro c'è il continuo attraversamento dei pedoni che fanno ulteriormente imbuto. Però ecco, pensiamoci, perché è un problema non tanto solo di linea dell'autobus, ma di visibilità di tutto il quartiere, perché da quello deriva gran parte del traffico mattutino. Poi ci sono problemi al ritorno, soprattutto nelle ore serali, dall'uscita del tunnel per andare a Montemario e Ottavia, magari ne parliamo in un altro momento. Ora, come l'argomento era quella è una fermata che comporta problemi gravissimi per il traffico, per l'ambiente, perché è smog, eccetera, quindi ecco, va considerata sotto vari profili. Se ce la vogliamo mettere, quella fermata, ce la mettiamo come priorità assoluta, allora, decidiamo di fare qualcosa, decidendo che il municipio si muoverà di nuovo verso la compagnia per vedere se oggi esistono le condizioni affinché possano prendere in considerazione l'ipotesi di togliere il benzinaio, perché lì c'era un ragazzo di Montemario, però la compagnia all'epoca già era interessata a spostarsi, perché ormai i benzinai li vogliono diventare distributori di tutto, quindi, però se si toglie quello si può mettere in attesa, dicendo che certo, no, sarebbe anche perché quello che abbiamo pensato noi, affinché si sappia, noi abbiamo fatto due cose, abbiamo pensato di togliere quella e poi abbiamo finanziato, cosa che ci è stata buttata con parte di stabilità, la sopraelevata pedonale in corrispondenza per proprio per evitare l'attraversamento. Solo che dobbiamo fare conferenza di servizi. No, dicevo, l'importanza di fare anche dovuto al fatto che è un punto di scambio tra diverse linee, quelle che vengono dalla Triunfale e quelle che invece girano 446 dall'altro lato, quindi dato che io diciamo, ho tre elenchi, un primo che va insomma gestito per la pianificazione sul territorio, un secondo con le problematiche queste immediate della palina e della pensilina e cose di questo tipo, e un terzo elenco dove si deve andare ad approfondire la criticità, la tematica. Io inserirei questa nel terzo elenco farei una verifica più approfondita. Questa va trattata a parte, cioè per trattarla a parte e subito nel terzo elenco. Procediamo così. Allora hanno fatto tutti i lavori, hanno bisogno, non ci sono indicazioni. Prima sarà davanti alla stampa come città. Anche una fermata provvisoria può essere comunque indicata sopra si spiega magari con un cartello di comunicazione che non è possibile vedere sicurezza, non ci sono problemi tecnici, cioè chi non è comune non è programmato, neanche di non è possibile, segnare qui che prima non possiamo indicarvi che qui prima non è allora le altre sono più o meno in zona, riguardano il Forte Trionfale, dovrebbe essere numero 242,
Trionfale Confortani da 73,929, Scolopi 80,441. Non ci sono paline in direzione. Forse lui diceva pensilina. No, no, le paline. C'è pure un'altra provvisoria che è rossa. Sì, no, la paline provvisoria. Sia da un lato che dall'altro. Anche qui capire se effettivamente c'è un problema logistico o sono ritenute provvisorie. Oppure sono in programmazione l'installazione delle paline. A me sembrava che la stanza del confortale la paline c'è sia della paline, quella gialla, le paline, quelle gialle ci sono. Dalla parte dei numeri pari sicuramente c'è, e dalla parte anche dei dispari. Quella era quella che inizialmente era utilizzata, che poi sarà spostata contro il peschiera attualmente, però lì ci ferma 997, che a volte si ferma contro il peschiera a chiamata, perché passa di lì e a discrezione dell'autista, cosa che ovviamente non si potrebbe fare, vengono fatte salire le persone. Cosa che è stata già segnalata da più di un utente con problemi. Un omicidio che ci sta scritto, no? Io ci sta la linea, ma la linea ci sta. Beh, comunque la linea. Manca soltanto la striscia di quella linea, perché sennò la linea gialla. Forse manca soltanto la linea. Passiamo. Passiamo uno di noi, lo verifichiamo. Passiamo davanti alla chiesa, ma aiutano a fermarla. Abbiamo pure fatto la visita per mettersi un bar più avanti. Cioè, forse pure, ne devo portare pure dopo, quindi forse su. E però lì non fermo più. Lì non fermo più, girando. Prima fermo al 406, non fermo più. No, prima che sta su. E questa la verifichiamo. Vabbè, queste sono segnalazioni, le vediamo meglio e poi... L'ultima è la Fiorina Sarchese di Pesparozzi, la numero 80504, anche qui sembrerebbe non ci sia la palina. Questa non l'ho verificata però personalmente, quindi la Fiorina Sarchese di Pesparozzi dovrebbe essere questa... Davanti al Santa Maria. Da gemelli. Rispetto alle paline, gli altri consiglieri hanno segnalazioni, nel senso che le trascriviamo? Oltre a quelle arrivate al posto, okay. Sì, ok, va bene. Ma voi ce la dedicate qualche potremmo cosa? Potremmo fare anche, così consigliare meglio. Così li mandavamo via, li facciamo aspettare due. No, dopo eventualmente gli diamo la parola. Sto parlando per prima voi, tu parli di busto, tu non è arrivato dopo, non lo so. Di alzare. Allora, posso chiedere? Sì, sono... Stava scherzando con lui. Che? No, perché c'era il consigliere Modoni che voleva intervenire. Volevo dire che siccome appunto c'è incertezza o dubbi su alcune sistemazioni di queste fermate e noi poi abbiamo una conoscenza diretta di tutto il municipio, potremmo mettere un avviso sul sito del municipio chiedendo ai cittadini come abbiamo fatto per le liste ciclopedonate. Non è ultimativo, cioè noi il blocco glielo mandiamo sul gruppo. Intanto lo mandiamo poi a secondo di quello che indicano i cittadini, possiamo indicarlo. Quindi dare un termine ai cittadini per indicare le fermate reali, indicando con la via e il corrispondente numero civico che è presentato delle anomalie, sia sotto le segnalazioni che sotto la Se non c'è una scherza, 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 non c'
se c'era l'insulina, già c'è sta la pallina gialla e manca un testo, c'è una mancanza, c'è questo. Davanti, in basso a sinistra, c'è un numero che inizia con 7, bravo. Perché te quando telefoni ti devi dire, a basso che gli dici il numero di quello, il numero che rispondente alla fermata, e loro già sanno lo strato, non sta il bambino. E loro vanno per anche per vedere quando passa l'auto. Noi sto qua a lavorare, quindi mi lascio. Allora, volevo chiedere, sulla casata del marmo per esempio ci sono quei display per la misurazione del tempo, no? Quando passa, ma non mi sembra che siano né in funzione né affidabili. Non so, se si può verificare o chiedere, visto che da me installati se mi può. Anche l'app ha preso il numero della fermata, vero? Anche l'app ha preso il numero della fermata. C'è un consigliere che può fornirci il numero. Che finiamo il tempo d'attesa? Sì, lo fai tu. Posso andare a vedere qual è il numero? Su scusatemi un secondo, no, perché quantomeno mandiamo un documento completo con il numero per ogni fermata, perché dove è stato possibile abbiamo raccolto, quindi quando arrivano a voi le segnalazioni oppure di vostra, diciamo, conoscenza diretta, se cortesemente. E anche per quelle di, con le segnalazioni c'è sempre questo numeretto o fa capo allo stesso numero della fermata? Sì, a fermata fa capo lì. Quindi basta la pallina, te prendi quella gialla, in basso a sinistra c'è il numero 700 e passa, okay. 7.000, 70.000. Non so se si può dire, forse chiedere anche un aumento del numero di questi segnalatori del tempo. Sì, ma non per non si faccio. Per esempio, io mi ricordo che prima che facessi i lavori su Via Trionfale, che adesso è stata sistemata all'altezza dell'8300 circa, 8500, prima che facessero il cordolo che va via Diego, c'era questo display elettronico. Adesso che hanno messo la fermata invece al centro, col traffico locale da parte, adesso è stato tolto questo segnalatore, quindi non so. E anche in quella zona, effettivamente, ma anche da Torre Vecchia in poi ci sono, in quel quadrante. A parte la fermata provvisoria, però anche la fermata di Cianfale, o 8200 qualcosa, insomma, l'incrocio con Via Taverna, eccetera, lì ci sono diverse linee che fermano, ma non c'è la pallina elettronica col tempo, neanche nella la disponibilità delle palline elettroniche eventualmente possono essere piano anche dietro, almeno quelle di Torre Vecchia funzionano anche abbastanza bene. Se riesce a fare un piano di implementazione del servizio, tra l'altro soprattutto in quel punto che già c'era e che poi quando l'hanno spostata all'arco per dire, dicono che ce ne metti 5-6 in tutto il passerei alle benzine perché anche lì c'è stata fatta richiesta e poi già c'era della posta. Diciamo antecedente, segnalavano via Rezzato e via di Torre Vecchia, il numero 75072. Allora, il dipartimento aveva risposto che per via Rezzato era possibile installarla, mentre per Torre Vecchia mancavano i requisiti per porre in opera, diciamo, questa pensilina. Io sinceramente Vecchia quale? La Vecchia credo si riferisca al lato Felicetti, dove cioè allora ecco il problema era proprio questo, però secondo me se si arretra un pochino vicino alla rampa degli alberi che scende sotto non è dello spazio c'è, quindi non vedo perché non possa essere. Qui c'era stato un superlogo del TS con sì, avevo un po' di quindi per l'impianto di Arezzato si è concordato di valutare tecnicamente fattibile il posizionamento fronte recinzione.
mentre per l'impianto di Viatore Vecchia si constata che non è possibile operare l'installazione a causa degli elementi fisici presenti che interferiscono. Secondo me non ci sono, io non capisco qual è il motivo che non permette di fare questo. Ce l'abbiamo imposta. Questa è una nota del BTS del Dipartimento Pubblico. Io vorrei anche vedere le insinue, la stessa cosa. Sì, credo che sia un punto. Gli abbiamo messo le giocate pensieri. In realtà potremmo fare. Scusate. Scusate, si stava parlando l'opportunità di fare lo stesso avviso per le pensiline da mettere sul sito, posto che comunque l'elenco da qua esce oggi. E beh, lo lasciamo da fermare per le altre segnalazioni. Dovreste tenere anche le altre segnalazioni. Ma no, forse c'è caso, ma non è capito. Premesso che probabilmente l'ARAC saprà su quali fermate c'è la benzina e quali non c'è, non è che aspetta la segnalazione nostra. No, però no, se noi chiediamo se la priorità dove ci serviva di più. Allora, quindi dobbiamo scegliere solo la priorità dove posizionare le pensiline. Stiamo pensando che vorremmo vedere salare nel mondo, però andiamo a fare le segnalazioni, vedete c'è più esigenza. Dove c'è maggior utenza, dove ci sono magari condizioni climatiche difficili. Soprattutto no, dall'altro c'è un'urgenza anche rispetto a quello che diceva il consigliere Migliore, cioè verificare che quelle 30 che erano destinate sul territorio sono state effettivamente installate sul territorio. Un budget, lo concordano con i municipi, giustamente dice. Sicuramente il maggior numero di linee che ci passa sponsorizzazione, budget, appunto, di che budget si parla? Se la pensione può essere finanziata con sponsor, beh, certo, con non parliamo dei soldi, non ci alziamo, visto la società, pensiamo positivo, insomma, noi facciamo di una sponsorizzazione a monte. Almeno queste ultime, per la prima volta non lo so. Le ultime sponsorizzate non lasciano termini di conto perché c'è sponsorizzate, quindi andrebbero soltanto segnalare. E a noi hanno dato per me, non hanno pagato per me, ricordavo. Quindi dobbiamo le pensiline, che cosa abbiamo detto? Che vuol dire? Chi c'è un avviso per le pensiline? Vediamo in base alle allora, tu proponi una individuale priorità di pensiline da installare, considerando che dovrebbero essere installate poi su tutto il territorio, ma ovviamente. Però no, noi sappiamo che ce ne sono solo 30 a disposizione e poi ci chiedono di individuare queste 30. No, 30 che hanno a disposizione hanno già installato. Ogni tanto fanno una tornata. Adesso sono sponsorizzato, gli sponsor ce ne possiamo mettere più di 10.000, non c'è più niente. Noi dovremmo ricevere tutte le segnalazioni e poi noi proviamo in base al luogo, al scuola, alla frequenza delle linee che ci sono. Andiamo a mettere la mia regia dove non ci sia niente nessuno, appunto vicino a un altro posto, ce la mettiamo. Noi ci abbiamo 3-4 segnalazioni su un posto. Ci sono tre cose che andranno che vanno fatte: uno, verificare le 30, due, vedere l'effettiva disponibilità delle pensiline, e tre, recepire le segnalazioni, soprattutto perché nel caso in cui fossero gratuite, perché c'è questo sistema della sponsorizzazione, a questo punto non è un problema dare le indicazioni, quindi io credo che dovremmo muoverci in questo modo. Io tra i criteri, ma questo non siamo anche dall'ADAC, che è l'impegno che dovrebbe prendere la commissione e poi trasportarlo anche agli altri, e che noi quando eravamo arrivati avevamo pensato nei polemiche iniziali che c'è sta via Boccea, anche tra i zone periferiche, a Sant'Antonio di Galeria, dove la gente che si alza presto la mattina sta sotto l'acqua, mezzo al fango e aspetta l'auto, un elemento di civiltà sarebbe, ma quello che voglio dire all'ADEC, perché l'ADEC se ne fa prima la piattaforma sotto non te fa niente, e metto come impegno nostro che
che con i lavori pubblici dà indicazioni che si facciano le piazzole su queste strade periferiche, in modo che la gente quando esce da casa e aspetta l'autobus non sia costretta a stare veramente come in Pakistan, perché io mi sono andato a bocciare dopo la giornata. Va bene, informiamo pure, no? Pure la gente sta in difficoltà. Lavoriamo in questo caso con lavori pubblici, sì, anche con commissione là. Velocemente faccio l'elenco delle cose che avevamo. Sì, no, si è finito. Almeno a me non so altre se ne sì, quindi sì, è la in commissione. Le possiamo integrare con le vostre se ne avete notizia. Attiveremo comunque. Sì, poi ok. La verifica da effettuare immediatamente. È Terranova che sta. La verifica da effettuare nell'immediato su alcune diciamo, linee dove le criticità persistono da molto tempo e non se ne comprende effettivamente il motivo erano. C'è qualcosa tu? Vado io con l'elenco? Sì, okay. No, questa è una minerata, una buona notizia, intanto è 9.16 dell'est, sì, quella di Viatore Sina che è stata deviata per la scolastica. Sì, tra l'altro io lo alleghiamo al verbale, da una delle commissioni che abbiamo fatto, ma l'Evale l'ha domandato di contattare appunto l'ADAC e il Dipartimento Mobilità per chiedere dei disservizi avuti all'inizio dell'anno scolastico e hanno risposto... Questa è la risposta, il servizio è stato ripristinato correttamente, avevano segnalato soltanto una mancanza nella corsa del pomeriggio, però era stata giustificata da un guasto nei fonogrammi da ADAC e quindi poi è stato comunque ripristinato il servizio in maniera completa. Questa è la risposta e la leghiamo al verbale. Sì, sì, chi è che ha risposto? Mobilità, sì, no, te lo dico io, sta di qua, ADAC, c'è di un Dio. Al Dipartimento Trasporto Mobilità, ADAC, Roma PL, l'Agenzia Roma Mobilità, Roma Servizi e Mobilità. E... Sì, vado con l'elenco e diciamo il perché. Allora, ci è giunta una segnalazione sul 913, l'esempio che diciamo portavo all'inizio in apertura. Ci segnalavano che era stato spostato il capolinea da quello originario ad uno nuovo a causa di una cantierizzazione che non era stata ripristinata quello vecchio. È una situazione che sì, via Achille Mauri, è una situazione che sussiste da diversi anni. E quindi adesso è finito però. Sì, il cantiere è stato tolto, però non è stato messo pure il palo alla luce adesso. E c'è una mezza palina rimasta vuota, però non è stata ripristinato il percorso della linea precedente. Il 912, perché il 913 per una stazione. Sì. Per il 912, prima con Marchi e poi con Rigemma, avevamo ragionato sull'idea, siccome via Vincenzo Doria, via Cherubini, via Achille Mauri e anche al ritorno un po' di meno, ma soprattutto all'andata, l'autobus grande ha più problemi. Primo ci sfonda le strade, perché lì le fogne non si possono neanche intervenire perché le fogne stanno messe, quelle antiche stanno messe a 70 cm, se ci mette il cemento si sfondano le fogne. Per cui l'autobus pesante che passa in continuazione spacca le strade. Siamo già intervenuti sui tombini che facevano vibrare tutte le palazzine, alcune abbiamo messo le lunette in modo che non c'è più bum bum, però l'accordo era che una volta finiti i lavori del bus, sì, avremmo prefigurato da potenziare la navetta in modo che l'attestazione del capolinea rimaneva sulla tangenziale, no? Trionfato, mentre come avevo detto l'altro giorno sulla necessità da prendere poi, no? Con l'autobus piccolo e portare gente dentro casa, potenziavamo il 912 in modo che non c'era più il problema della pesantezza del mezzo. I mezzi camminavano meglio perché il 913 davanti a Sodini, no? Dove fermi dal profumiere al farmacista, si fermano, aspettavano un attimo, l'autobus si fermava e si faceva la fila. Sembra impossibile, ma passa per filtra più gente a Montepio quasi di quella che va dritta avanti. Per cui sul 913, più che riportare il 913 vecchio là, va fatto un ragionamento, già stato fatto, va
conclusa questa ipotesi, fermo restando se si troverà, come ci ha detto già il Dipartimento l'altro giorno, prima che togliessero questi 50 milioni, già la situazione era quella a parità. Vorrebbe dire che se dobbiamo mettere la vettura in più su 912, gli dividendo la togli, perché se no l'ADAC non ce la mette. Però è vero, il 913 è un problema che va affrontato perché la gente non ce la fa più, l'autobus si ferma sempre, è complicato per chi c'è abita. E soprattutto la navetta risolverebbe questi problemi e pure quelli che la gente potrebbe andare sulla Trionfale e prendere più auto che passa, senza essere costretta a prendere necessariamente il 913. Questa è una delle linee che segnaliamo. Poi si può sempre cambiare. Diciamo che in generale fino a ieri si era girato in questa soluzione quando se ne è parlato. Non si è confuso. Aggiungiamo anche le soluzioni eventualmente, però chiediamo verifica e anche le soluzioni. Se volete, non apprezzano proprio per verificare, però assolutamente. C'era questa richiesta da parte dei cittadini e mi sembra anche legittimo. Ok. L'altra mi viene detto perché sì, non è nato la cosa. Lucio può confermare. Sì, allora scusami. Il 913 se blocca. 913. 12 è privato, che è quello piccolo? Sì. Quello è privato. Lo facciamo. No, dico il 913 è un bus grosso, che quello non fanno fare la neanche. Ma dove la faccio mai? Però so che se è quello là. Però non chiedere linee, almeno per quanto riguarda Magliana che fa il servizio per 19esima la maggior parte, non ci stanno vetture piccole, non ce l'hanno proprio. Oggi abbiamo fatto il 2.28 che è 8 metri. La proposta era proprio quella di potenziare il 9.12, quindi ci sta dando proprio... Con 12 metri. Ormai allora, all'Ate che era meglio non so quando gli vuoi una cosa, no, all'Ate che quando gli dici vuoi una cosa e devi pure la trovi. Sul 913 facciamo la verifica, lo segnaliamo come problema, chiediamo una risposta, semmai avanziamo anche le proposte che sono state fatte. Il 12 è privato, non so, mi ci diremo l'ata. No, certo agenzia mobilità, poi certo agenzia mobilità, trasporto pubblico locale. Poi il gestore ovviamente per le verifiche e poi vediamo i passi successivi da compiere. Comunque se c'è un'esigenza, se l'autobus si incastra, il problema è se non ci sono i mezzi, sarebbe bello arrivare anche voi. L'esigenza dobbiamo comunque segnalare. Sì, noi lo segnaliamo perché lì lo penso il festivo 913, tra l'altro sapevano che veniva ripristinato, quindi in qualche modo sono stati anche buoni, anche se mi è arrivato un fascicolo grande così con svariate firme prese nel corso del tempo, non cosa. Per fatto delle valine devo chiedere all'agenzia mobilità, c'è una verifica sul posto. Una verifica sul posto all'agenzia della mobilità? Quella era delle valine. Sì. In modo che chiamano, viene l'agenzia della mobilità e chiamano gli ispettori preposti del deposito, quello che fa le linee, e ci mandano i coordinatori del terzo livello a verificare. Procedo con l'elenco delle linee da verificare da subito, un'altra del 904. Sì, però scusate, mi sono dimenticato prima sugli stadi di fermata, c'era soprattutto un'ulteriore segnalazione per una cittadina del quartaccio di fronte allo spin, cioè quella fermata collocata sulla viola, sullo spazio di traffico della centrale, che è in condizioni abbastanza difficili, e quindi hanno chiesto, perché anche quella è molto frequentata, di mettere in sicurezza il percorso per lo stallo e ora questo. Sì, che c'è stanno assieme dietro, che c'è di tutto, quindi hanno segnalato Covi, di fronte alla Rospin. Tra l'altro hanno chiesto anche di intervenire per lo no, quella è la fermata, ho fatto un passo indietro perché me l'ho dimenticato di io sono ancora andare giù, non sei il cazzo. Grazie. Vabbè, stai meglio, dicevamo 904.
104 sì, è stato oggetto di diverse segnalazioni, abbiamo una linea che conosciamo abbastanza bene, periferica, insomma i problemi legati alla viabilità della boccea li conosciamo, quindi la linea è decongestionale, quindi non riesce a rendere, diciamo, il servizio che dovrebbe, però lì effettivamente il problema è legato alla mia boccea, quindi adesso l'allargamento non riguarda noi perché insomma è il tredicesimo, però insomma transita comunque anche nel nostro territorio, di fatto, diciamo, il tappo è quello di via Boccea, quindi la speranza è che con l'allargamento del tratto della strada si possa creare magari una corsia preferenziale sull'attuale sede stradale e almeno superare quello stato. Prova a chiedere il prolungamento del 9-25, quella è una circolare. Allora, o cerchiamo di trovare una soluzione per supplire, diciamo, la mancanza della Marco 4 in attesa che si realizzi da Bredello, oppure l'ampliamento del 9-25, cioè la deviazione 9-25. L'unica è quella. 9-25, però si fa con cinque. Conoscevo tutto, perché parti da Malagrotta, Catarcera, Sercia, a destra per via Boccea, a sinistra per Servanera, sempre dritto, passi davanti al cavolino del 904, giusto? Poi giri a via Rezzato, lì a piazza Sardonella, fai il giro come il 904, riprendi la Serva Candida, esci a Boccea e rigiri per via dei Casalosi, Santa Seconda e ritorni a Malagrotta, perché da Malagrotta a Malagrotta da un'ora e un quarto non arrivo. E parti da Malagrotta, fai la circolare piccola. Quindi si potrebbe proporre di prolungare il 9-25. Per il momento. L'altra linea era il 998, c'era un problema con i capolinea, giusto? Via di Serva Grande, a ritorno agli Svedeschi. Sì, ne stavamo parlando prima. La linea che va verso Battistini, per intenderci, che parti da. Da Caverina, si ferma a Largo Bedeschi e no, è di passaggio e non si ferma a Largo Bedeschi e va verso Battistini. La segnalazione era questa, di prevedere una fermata a Largo Bedeschi in entrambe le direzioni ed evitare che vada via di Serva Grande fino proseguendo, diciamo, accorciando di fatto per quello là quando cammina, cioè, finisce, fa il girone di casa da sotto di Caverina, esce e fa a capolinea là, più avanti adesso, o da lì parte, va a Bedeschi, gira e ritorna indietro e va via Mattia Battistini. Quindi se eventualmente si può verificare la possibilità di far stazionare anche lì la fermata, lì c'è la fermata? Sì, da solamente verso Battistini. Bravo. Ah, te dici prima da andare, e poi come fa? C'era un altro problema nel 992 che passa per via della Lucchina, sono due tipi di 992 e uno di questi passa su una strada privata e non sono previste fermate, quindi gli abitanti sia della strada privata che su via della Lucchina, perché prosegue più in fondo ma invece l'auto gira prima, sono sforniti di fatto poi del servizio, quindi capire, perché poi passa anche molto frequentemente, quindi c'è questo passaggio della navetta in maniera molto frequente di un 992 e dell'altro, però non si ferma, c'è la palina della fermata, ma non si ferma uno dei, diciamo, no, 2992 e di fatto questo è il servizio fornito a 7. E 908. Sì, sempre quella linea praticamente, sì, che coincide con 992, è all'altezza della rotatoria di Val del Marmo, su via Boccea fino a Casa del Marmo, fino al centro commerciale Via Rola. Cioè praticamente la strada che è chiusa, praticamente che finisce con il parcheggio sotto le garche del centro commerciale. Allora, mentre il 992 che viene da Ottavia si ferma lì perché c'è il capolinea, e la linea invece 908 che passa lì sotto e va a Boccea,
non ferma, ferma sulla rotoria, quindi chi magari deve andare, andare e ritorno al centro commerciale, o comunque gli stessi operatori, sono costretti a fare il pezzo di salita a piedi per arrivare al centro commerciale. Pensavamo che fosse possibile, senza un grosso sborso, prolungare la linea 908 dalla rotatoria, invece di farla tornare indietro, salire su per il centro commerciale e tornare indietro con una fermata in entrambe le parti. Se è fattibile, che non comporta un grosso investimento, anche se tratta di 300 metri più o meno, con una fermata che potrebbe garantire diciamo, raggiungimento del centro commerciale anche da Boccea, costituendo poi un'intermodalità con un 992 per arrivare a Via Tortano, facendo coincidere magari. E abbiamo fatto il pezzo da mezzo dall'altra parte, però fa appunto il collegamento con Boccea. Sì, sì, guarda che problema c'era, tu che stai in commissione. Il si ferma in rotatoria, chi ci passa il 992, cioè il capo di acquisti, potrebbe essere un altro, la parte da Palmarola lì ci si rimane. E poi ci manca la soluzione, che problema c'era. Non lo ricordo. Il parcheggio era privato, Fulvio. Perché non autorizzava la fermata sopra. Ma c'era questo. Il parcheggio è privato, però la strada, perché non c'era lo spazio per la manovra. Questo no, è... lo spazio ci sarebbe anche. I parcheggi sono laterali, la strada c'è. La strada c'è privata, no? Delle terche, mica il pezzo è comunale. Di nuovo vi chiedo se vedete le questioni da sollevare di questo tipo che non sono state menzionate ora, quindi chiedervi il contributo, insomma. Ci sono... Io il 46 barato. Sì. Sì, è un invece da farlo girare a destra, cioè Monti della Prima Valle. Invece da farlo girare a destra da mandarlo dritto per dritto. Dio buoni pazzi, Dio buoni pazzi. Bravo. Intanto lì sette, è perché lì c'è il bordello, perché te giri e perdevi i vetroni e devi girare a te. Poi c'è sempre tutte le macchine parcheggiate. Perché poi lì facciamo lì? No, no, va via Paolo. E quindi gira però per via del solito, la zona lì per solo. Adesso, adesso gira a destra. Quindi se lo fai andare dritto, da là con la parte lì a Boccea non lo piglia. È una via, no, viene su. È collegata la linea Boccea, no, in realtà però la generazione Boccea l'intervento è stato preparato, ma in ordine agli orari e alle corse che saltano, soprattutto l'orario saltano le corse delle 8.53 e 8.32. Se quel giorno, come dicono, se guasta la vettura, se c'è sta strada, può fare la verifica sulla linea di quel giorno. Consigliere, sì, io volevo che si tratta di un potenziamento di un piccolo prolungamento di una linea, l'unica tra l'altro, che percorre provenendo da via di Boccea via di Santa Maria di Galleria. Questa linea è la C26, C, solo nei festini. Allora, cosa che secondo me sarebbe ragionevole fare, visto che ci sono comunque diversi famiglie che abitano lungo la strada e non so comunque, non so bene da dove parta il C26. Da Monbasilico. Anche da lì. Ecco, ci sarebbe anche la possibilità di offrire un'alternativa per collegare, prolungandolo, oltre che rendendolo giornaliero, prolungandolo di
4 km, andiamo a finire un altro municipio però, e collegato con la stazione FM3 di Pisano, che è l'ultima, diciamo, del comune. Sicuro fa Napolino, fa tutta Santa Maria della Galeria, poi gira a sinistra. Non deve entrare lì, a Frenò. Lì a Cosa, lì che c'è sta in Italia. Ah, stai dentro Santa Rosa, no, come si chiama? Sono dentro il Pagliolino, che è la città, la comunità, la Maria, la Maria. Poi gira per Capolina, qui c'è il Capolino. Ci vediamo Santa Maria della Galera, prima sono la Boccella. Fa dritto, poi qua è Marina. Prima la Boccella, dopo il Sala di Sali ci gira a destra. E fa tutta Santa Maria della Galera. Santa Maria del qua qual è? Quell'esterno. Uscendo, fa tutta Santa Maria della Galera. Se la nuova, io vedo. Io non so lui. Quando dico dove parte, per me è la centro a quello fuori. No, quello è Capolinea esterno, esterno. Interno è Monpasino. Infatti, Capolinea esterno è un nuova. Però esterno nuova non c'è bisogno, perché fortunatamente è servita da due linee attualmente, 030 e 024, su cui una va pure a Tagliatella, 030. Allora sarebbe opportuno che questa linea o diventasse quotidiana, magari una frequenza maggiore delle ore di punta, tagliasse la via Braccianese. Quando arriva da via di Santa Maria di Galeria andando fuori, deve semplicemente tagliare la via Braccianese, prendere via della stazione di Cesano e dopo 4 km raggiungere, fare capolinea, dove ci sono già altri mezzi, c'è lo spazio, alla stazione FM3 di Cesano. Allora, scusate un secondo, me l'hai collegata. Le altre linee che erano la linea di partenza. Comunque, per primo ho chiamato Licizi, sì, che stava in contatto qua, mi ha detto che è indisponibile, perché non c'è utenza, hanno fatto il monitoraggio qui 200 metri, guarda che ci pensano indietro, perché se fosse l'ospedale si giustificherebbe. Ma le cose mi ricordavo c'era qualcosa, io non seguivo, me l'avevo dedicato Paolo proprio perché. Ma non c'è utenza perché non ci sono abitazioni? E dice, siccome gli hanno fatto. Allora, non in linea. Quello me lo ricordavo, l'altra che ci pensava proprio, per cui ci sono due pezzi, uno viene qua, 992 e 909. Non si potevano incontrare se no lassù, con Capolinea, qua ho detto basta, stanno bene così. C'è il centro commerciale privato, no, la responsabilità è mettere la linea lì. Se era un ospedale, come se c'era poca utenza, ce la portavamo. Visto che è un centro commerciale privato, lo sognano. Perché loro hanno fatto quelle due fermate prima della rotatoria, la del mamma dice. Per l'ADAC che sta bene così oggi. Poi, voglio dire, tentarlo un po', io mi ricordavo che c'era ostilità da parte dell'ADAC. Comunque le altre linee sono lo 025 e lo 030 e lo 030, il 913. Quindi famoso 030? No, 030 erano pervenute, diciamo, delle segnalazioni sulla. Sì. Erano pervenute periodo estivo di disservizi. In realtà i servizi c'era stato segnalato che il percorso di 030 è particolarmente lungo. Beh, attualmente sì, e quindi è normale che ci siano dei servizi. Io tengo altri tre cittadini, ci sarà da poi noi allunga. Alla storta attualmente è lungo. Vabbè, questo andrebbe comunque inserito nell'elenco da mandare al Dipartimento Mobilità, quando loro poi ci hanno chiesto proprio l'elenco complessivo di tutte le linee per questa, diciamo, io però nel documento comincerei a pensare pure che probabilmente per alcune cose dovremmo giocare pure in difesa noi, più che all'attacco da allargare. Magari saremmo costretti a difendere lì e non farci toccare, perché mi sembra il capito che stanno cominciando a pensare soppressioni di quei che sono poco utilizzati. Modo loro di valutare. Noi facciamo bene, abbiamo esigenze, anzi questo il nostro è un territorio che giustifica questa cosa. Non è solo perché una richiesta, è anche perché in funzione del, diciamo, piano generale tenessero conto, sì, dato che le devono rivedere, tengono conto delle nostre segnalazioni. Noi sappiamo che le linee già esistenti sono appena funzionali al soddisfacimento dell'utenza, e in più chiediamo anche altre cose, diciamo, per giocare pure in difesa, dicevo, non ce l'ha dell'altro, a me non ci toccate queste che ci stanno.
a verbale che Modoni e Milioni sono d'accordo. Anche oggi, sì, anche oggi siamo d'accordo. No, dice, se li vanno a fare il monitoraggio sul 992, tu li tolgono, ha detto lui. Sono girata che arriva a fare monitoraggio di quante persone usufruiscono di quel servizio, nonostante ce l'abbiano chiesto. Lo tolgono. C'è il rischio che lo tolgono, però lo potenziano. Cioè, meglio che non lo tocchi. Allora quello del 909 ma date no, erano le due case, hai visto che poi sta con un giro adesso no, un bassotto là dentro, anche perché l'ho detto che erano le due case, però quello del 909 Io ho chiesto di inviarle cartacee alla commissione perché non ci hanno lasciato nulla e di inviarle in consiglio. Tra l'altro ho le cartelline adesso della posta, avevo intenzione di sfogliarle e vedere se c'era sfuggito qualcosa, però sul sito se mettiamo comunque l'avviso e io manderei nota perché sono stati invitati, cioè sono stati avvisati comitati dell'incontro della scorsa volta col Dipartimento Mobilità e quindi di conseguenza possiamo benissimo rimandar loro nota che abbiamo proceduto nella stesura di tale elenco e se vogliono inviarci in forma scritta le segnalazioni che ci avevano già fatto in commissione la scorsa volta, possiamo procedere in questa maniera. Avevamo un elenco di linee private. Se volevamo tenerle a verbale in maniera tale perché ce l'ho su un fogliaccio, però dato che i verbali restano potrebbe tornare utile avere l'elenco. Sì, ma noi dobbiamo trasmettere comunque. Uguale, sempre accettiamo, sono sì, fanno loro. Fanno loro. Sono 98, 97, 546, 146, 025, 030, 031, 907. Queste erano alcune segnalazioni, l'avevo scritto, una era sul 904, però parlavano di una criticità anche legata al manto stradale. Il 925 parlavano così di una modifica al percorso. E il 987 e 916, più o meno gli interventi erano. Per esempio, questa questa un'idea, forse è buona, secondo me, che almeno in questo municipio io non vedo praticata, del fatto di creare delle linee, non so se questo dal punto di vista tecnico è possibile, espresse, perché ci sono delle persone che dalla periferia magari devono fare parecchi chilometri, e quindi sapendo che il pullman che fa tutte le fermate ci mette il triplo del tempo, non prendono il trasporto pubblico e usano quello privato. Quindi mi pare che alcuni cittadini avessero proposto di collegare, che ne so, Selvacanti da Motore Vecchio, eccetera, con Battistini, con delle linee diciamo più veloci, che non entrassero nelle strade secondarie facendo troppe fermate, magari sulle direttrici principali, sì, tipo Boccea o Trionfale, diciamo dividere un po' le linee come concezione tra una linea diciamo locale, però era quello che ci diceva il tecnico del Dipartimento, che loro tendono a cambiare la concezione della mobilità anche perché i quartieri negli ultimi anni sono cambiati e quindi aspettano, credo, le nostre proposte proprio in questo senso, per dare un cambio, se no rimaniamo sempre. Cioè, siccome, che ne so, penso alla Lumentana, hanno anche espresso o altre linee che sui 40 espresso, cioè quelle che fanno fermate più diradate, ma che sono, diciamo, un tragitto in minor tempo. Sì, perché sì, assolutamente, perché allora, loro dovranno predisporre un piano di direzione del TPL. Noi questo elenco di segnalazioni lo mandiamo perché essendo pervenute probabilmente sono quelle che manifestano più criticità diciamo, allo stato attuale. Se riusciamo a risolvere a costo zero diciamo, situazioni di questo tipo, magari chiediamo di farlo subito, però inserendo un elenco questo tipo di linee probabilmente diamo un segnale per intervenire anche nel piano, soprattutto su queste linee. Poi ovviamente bisogna fare un discorso più ampio e cercare insomma di
però magari per dare una risposta e un segnale di intervento alle varie questioni che sono state sollevate, magari cerchiamo di cogliere disponibilità di alcuni intervenire su queste. Però. Diciamo che probabilmente non avendo neanche la disponibilità di una corsia preferenziale per gli autobus, visto come stanno le cose, viene anche meno questa cosa dell'espresso, perché l'espresso è quello che gode soprattutto di corsie preferenziali più velocemente. Noi purtroppo non abbiamo a disposizione questa cosa, però mi ricordo che era uno dei punti proprio toccati direttamente dal tecnico, cioè ripensare proprio in maniera globale, non solo di risolvere solamente sulla diritto principale, quello che noi te intendo sì. Anche se era una notizia.